Sto per fare un colpo. Scappa! E tu oggi hai sparato uno. Non ero un mio amico. Io non permetto a nessuno di giocare con la mia vita. È ora di ammazzare il maiale. Non parliamo esclusivamente di musica, ma anzi di arte a 360 gradi, insomma avete avuto tutti modo di vederlo, perché ci siamo occupati di danza, di fotografia, ovviamente di tantissima musica. È venuto il momento anche del cinema ed ho il piacere di dare il benvenuto qui nel nostro divanone rosso Special One a Luca Magri e Francesco Campanini, che sono rispettivamente attore e regista di questo film che si intitola La casa nel vento dei morti, che è uscito da pochissimo, e con grande piacere dico che è insomma una produzione tutta vicino a casa nostra, parmigiana. Noi vabbè ci troviamo a Reggio, però insomma ci sentiamo molto vicini a questa cosa. Ben arrivati ragazzi, complimenti. Grazie. Anzitutto. Allora Luca, una bella esperienza, anzi sicuramente bellissima, so che voi lavorate assieme da diverso tempo, come nasce questa idea? È molto semplice, noi avevamo fatto un film poliziesco 3 anni fa, intitolato Il Solitario, che al cinema era uscito in poche copie, quindi non aveva fatto una lira. Però... non era riuscito a, no. Dici, a passare il momento che il gap l'hanno visto pochissimo. Però dopo in DVD, con i passaggi televisivi, il film è diventato un piccolo cult. E quindi abbiamo trovato delle persone disposte a, insomma, che hanno creduto in noi e che hanno finanziato questo nuovo progetto, e abbiamo deciso di fare un film un po' anomalo, un po' atipico, perché la prima parte del film è un thriller ambientato negli anni 40 e poi pian pianino, man mano che si va avanti nella storia, lentamente si trasforma in un horror. In un horror. Film dell'horror. E infatti volevo fare una domanda appunto, insomma, al regista. Come mai questa scelta così un po' particolare del thriller, l'horror italiano, poi che insomma da Dario Argento in poi si sa che non c'è una grandissima scuola, sì, in quanto meno. Anche l'ispirazione viene un po' anche da Dario Argento, ma anche da Pupi Avati. Sì. La passione c'è sempre stata, quindi diciamo che volevo cambiare leggermente il genere del secondo film, anche se questo parte comunque come un film poliziesco, perché c'è una rapina all'inizio di questi quattro disperati, poi dopo comunque cambia nella storia, diventa più thriller, ci si addentra nella storia fino a che non sfocia nell'horror. Vabbè, la storia lo raccontiamo un attimo, insomma, senza svelare ovviamente nulla. Si svolge negli anni 40, ci sono questo gruppo, insomma, un po' di manigoldi, di personaggi un po' strani che cercano di fare questa rapina e si trovano poi all'interno di una casa. Non dico altro. La casa del titolo. La casa, esatto. Precisiamolo. Esatto. Ma quali sono i meccanismi che hanno mosso la scrittura di, di un testo di questo tipo? A noi film, sì, era un progetto che avevamo già scritto in parte tempo prima. Noi siamo appassionati del genere horror, il mio regista preferito è Sam Raimi, il mio attore preferito è Bruce Campbell, quindi abbiamo detto proviamo a fare un film così che non si prenda nemmeno neanche tanto troppo sul serio, che sia divertente, e quindi ispirandoci a tutte quelle pellicole che abbiamo visto in passato. Lui prima diceva Dario Argento, Pupi Avati, ma ce ne sono altri centomila. Immagino, e sì. Abbiamo realizzato questa cosa, però ho cercato di dargli un contesto, cioè ambientarlo negli anni 40 per dargli forse una dimensione un po', adesso spero che al pubblico sia arrivato, un po' più diversa. Cioè non i soliti teenager che finiscono in una casa. Sì, perché di solito ultimamente si vedono sempre nei film horror, quelli un po' anche pulp ogni tanto, dov'è? Dei grandi teenager che poi muoiono inesorabilmente nelle maniere più tragiche. Qui ovviamente il discorso è differente, so che il film comunque sta andando molto bene.
E sì, il film sta andando bene perché è fuori nei cinema ormai da un paio di settimane. Qua per in un zona, film indipendente, sì, devo sì, dire, è un grandissimo risultato. Qua in zona è al Cine City. Sta andando veramente bene anche al di sopra delle nostre aspettative. Beh, insomma, questo è molto bello perché quindi vuol dire che il pubblico ha capito, sicuramente la storia è accattivante. E la difficoltà di produrre e soprattutto portare sul mercato un film essendo un film indipendente, perché sai, quando hai tantissimi soldi, insomma, è abbastanza facile. Un po' è quello, la mancanza di tempo, la mancanza di soldi, quindi si pagano in certi momenti queste grosse difficoltà, però comunque se crei il gruppo e la squadra funziona, riesci comunque a trovare la soluzione giusta, che non è semplice, no, comunque, immagino. Però comunque mi ritengo molto soddisfatto del risultato, perché più o meno era quello che mi aspettavo che venisse dalla sceneggiatura. Diciamo che ci sono stati momenti in cui avrei voluto magari aggiungere qualcosa, però diciamo che la storia si capisce bene com'è, così com'è. Va bene ragazzi, io vi ringrazio tanto di essere stati con noi, complimenti davvero per il vostro lavoro, quindi io invito tutti, perché l'ho appena detto, sta ancora uscendo, anzi è fuori nei Cine City della nostra zona, di andare a vedere appunto La casa nel Cine City Parma Campus, posso dirlo, perché è il cinema più vicino. Andate a vederlo e ragazzi, a presto.